capì? Voleva scappare dal retro, voleva far fissa a me. Ancora deve nascere quello che fa fissa a Sergio, no? Infatti, e se nasce arresti prima a lui e poi all'ostetrica. Sì, per favoreggiamento. Vabbè, comunque mo basta, dammi una sigaretta che ci fa sta relazione, via. Che cosa? Dammi una sigaretta. No, tengo, ho smesso. Hai smesso? E come no, hai smesso? Dammelo, io non mi ho mandato la roppia, dai. Pronto, l'informativo, sì? No. Era pronto, si stusceva, mi leva una sigaretta. Pietro, glielo spieghi per cortesia a Sergio che ho smesso da fumare, non ci credo. Come no? Ho smesso. Ma perché non smetti pure te? Tanto ricomincia. E poi a me sono antipatico tutti quelli che smettono di fumare, ma boh. Perché ci riescono. Guarda che se voglio ci riesco pure io. E chi non voglio... Ah sì? Tutti dicono così, ma a me non ci riesci proprio. Allora, facciamo così. 4 giorni. Non ci riesci. 4 giorni? Ma che so 4 giorni? Sto senza mangiare da una vita. Che so 4 giorni? E nei 4 giorni ti diamo. Però, se non ci riesci, paghi da bere. Se invece ce la fai, paga da bere dei prezzi. Giusto. Chiudete il fuoco su via di cuore. Stiamo arrivando dalla parte opposta. Settimana scorsa ne ho fermato uno, distinto, giacca e cravatta. Dietro avevo anche un seggiolino per un bambino. Un classico. Vorrei sapere che gli racconta la moglie quando torna a casa. Quello che la moglie vuole sentire. Ciao, Zoya. La verità, caro De Pasquale, è che la gente ha 2 volti. Uno per il giorno e uno per la notte. Meglio non pensarci. Pensare di sposarti, tu, De Pasquale. Bravo, bravo, fai bene, il matrimonio è una bella cosa. Anche se non mi sento ancora pronto. Lo sai che il matrimonio è come una macchina? Sì, lo sai. Cioè? E cioè quello va a benzina, finché c'è benzina cammina da solo. Per un certo punto, quando la benzina finisce, tocca spingere. E spera di non ritrovarti mai a spingerla da solo, quella macchina. Fermati, 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 qua. Ehi, che è successo? Voglio solo un poliziotto, vieni con me a fare paura. Dove sono, mamma e papà? Tranquillo, tranquillo. Rassicuro adesso. Non ti tocca nessuno, tranquillo. Ci mettiamo nella macchina della polizia. Ti piacciono le macchine della polizia? Attenzione centrale qui, Como Sant'Andrea 15. Richiedo volante d'appoggio. Volante d'appoggio. Oh, senti un po', chi ti scrive, Carina? Carina, sì. Procura della Repubblica. Hai capito. Problemi? No. Allora, fa un po' comincia il processo Sant'Arcangelo. Cioè, il PM mi vuole vedere. Era ora. Quanti anni danno per un tentato omicidio? Parecchi, parecchi, perché? Secondo me lei non dovrebbe rimanere lì dentro. Allora, me vuoi dire che è successo? E se non mi dici che è successo, come faccio ad aiutarti? Mamma e papà dove sono?
Al momento non ci risulta nessuna denuncia. Va bene, grazie. E sulla macchina? No, no, la macchina è in regola. D'accordo. Allora, nessuna denuncia alle persone scomparse. La macchina sembra a posto. Questo è sotto shock. Non riesco a cavargli una parola. Ma queste qua non hanno visto niente, queste. Eh? Ti voglio aiutare, ti voglio portare a casa. Però non ti posso portare a casa se non mi dici come ti chiami. Eh? Senti, facciamo un gioco. Allora, io dico dei nomi. Se dico il tuo nome, tu mi dici ok. Va bene? Regina. Che hai detto? Voglio Regina. Il commissario. Il bambino non sappiamo chi è, però ha detto che vuole il commissario Orlando. Che però non risponde. Chiamala sul cellulare, dai. Lorenzo. Ti ricordi di me? Sono Antonio. Ma chi è? È figlio di un collaboratore di giustizia, Giorgio Righeccia. Come stai, eh? Va tutto bene? Vieni con me, dai, ti porto a vedere il nostro commissario. Avvertite Pietro per radio, eh? Lo porto con me al commissariato. Ci ha tagliato la strada. Papà ha dovuto frenare. Ti ricordi com'era fatta questa macchina? Scura. Ma era blu o nera? Non lo so. Come quella di papà? No, come quella vostra. Una delle blu. E poi? Che cosa è successo? Papà mi ha fatto scendere al girato. Corri, corri! Non ti fermare. Io ho corso finché ho potuto. E poi? Non sapevo dove andare. Sono tornata indietro e papà non c'era più. Senti, Lorenzo, prima di uscire, prima di andare dallo zio, è successo qualcosa? Sì, un signore ha chiamato e mi ha chiesto di papà. E ti ricordi la voce, l'accento? Era napoletano? Non lo so, non mi ricordo. Non hai capito che cosa hanno detto, vero? No, perché papà parlava piano. Ma subito dopo era molto arrabbiato. Mi ha fatto vestire e siamo usciti. Sei stato proprio bravo, Lorenzo. Adesso andiamo tutti a dormire. Ti va di tornare da me? Sì. Ok. Regina. Papà è morto. Ma che cosa dici, Lorenzo? No. Senti, ce l'hai ancora il portafortuna che ti ho regalato. Stringilo forte, forte. E vedrai che papà torna da te. Andiamo. Ma come? Io mi precipito qui stamattina a quest'ora e lei mi dice che è tardi? Sì, la comunicazione di gestione fabbrica l'ho fatta entro 2 giorni. Quindi risulta che lei ha portato la casa 2 settimane fa. Non è in regola. Un sacco di gente non la fa neppure. Sì, mi è obbligatorio. Se sto inquilino è malvivente, almeno noi sappiamo dove sta. Senta, il mio inquilino non è un malvivente. Sì, allora non si sa mai chi si mette in casa. Non ho capito. Devo compilare il modulo e portarlo in quell'ufficio. Alfio! Dammi una mano col fax, è finita la carta, aspetta notizia dalla questura, non so come si... Maglia. Dottore? Notizia su Firenze? Nessuna. Dottore, posso parlarle un attimo? Dimmi. Ecco, l'arrivo dei bambini a casa mia ha creato tutta una serie di nuove esigenze, nuovi... Maglia, io ho 2 figlie femmine grandi, figurati che esigenze. Lei mi può capire, dottore, problemi nuovi e quindi... Dottore, insomma, ci sta una cosa che io voglio dire. Io ho avuto... dei problemi economici in questi ultimi tempi e quindi per arrotondare io sono andato a aiutare a mio cognato nel suo ristorante, dottore. Finalmente! Ti sei deciso a dirlo? Ma lei già lo sapeva. Certo. Io in fondo ho pensato che aiutare un parente non ecco, è che era... sono le parole che ho usato per difenderti con Zanetti, però tu mi hai preso in giro. Lo so, dottore, me ne rendo conto, non avrei voluto farlo, ecco.
È stata una sciocchezza. Una sciocchezza? Tu hai violato il regolamento. Lo so, mi rendo conto. Un po' tardi. La prossima volta. Non ci sarà una prossima volta, dottor. La prossima volta tu vieni da me e cercheremo di risolvere tutto. Grazie, dottore. Sì, fate in fretta, mi raccomando. Stanno mandando il fax con le telefonate di entrata a casa di Fileccia. Stando a quello che dice Lorenzo, ci potrebbe stare quella fatta dagli aggressori. Può essere un sequestro a scopo intimidatorio. Sì, anche se grazie a Fileccia gli spacciatori stanno tutti dentro. E i loro parenti, gli amici. Ci deve essere qualcuno che vuole impedirgli di testimoniare al processo. Già, il problema è scoprire chi. Ma perché quell'uomo ha rifiutato il programma di protezione? Perché è stato così stupido? Io lo capisco. Voleva far fare una vita normale al figlio. Ma il figlio non l'ha mai fatta una vita normale. E ha parecchi traumi sulle spalle. La morte della madre, il padre in carcere. Ora ha pianto tutta la notte. Signore, novità. Il controllo incrociato con la questura ha dato i suoi frutti. Questo è uno degli spacciatori che abbiamo già arrestato. Si chiama Franco Balestra. Allora, la testimonianza di Fileccia a un processo. Lo inchiuderebbe. Sì, va bene. È un buon motivo per avercela con lui, ma non sarà mica il sole. Poi sta a poggio reale questo. Beh, questo non vuol dire. Potrebbe avere qualcuno fuori che si lavora i testimoni al posto suo. È quello che pensavo anch'io. Soprattutto qualcuno che magari gli deve un favore grosso. Tipo? Tipo, Franco Balestra, 2 anni fa, a un processo con la sua testimonianza, ha fatto prosciogliere un assassino. Questo tizio si chiama Pasquale Moriero. Precedenti per estorsione, rapina, secondo la mobile ha anche ammazzato 2 persone. Questo stando solo a quello di cui si ha la sicurezza. Pasquale Moriero, secondo te questo bel esemplare vuole contraccambiare il favore fatto a Balestra, mettendo paura a Fileccia? Potrebbe essere, perché no? E questo rafforzerebbe l'ipotesi del sequestro. Allora, signori, non si può escludere più nulla. Neanche che Fileccia sia stato ammazzato per vendetta. Va bene, io controllo i tabulati, eh? Sì, è un furto di cavalli, va bene. E allora mannaggia a Zorro, perché c'è GI? Che ne sai, possono essere puro sangue. Ma qua puro sangue, su un cavallo a dondola. Quasi quasi, chiedo un'indennità per quando smetti di fumare. Bravo, è buona. Buongiorno. Buongiorno. Beh, mi saluti. Buongiorno. Ciao, stare, dottore, questo è un uomo duro. E gli uomini duri la mattina, dottore, non parlano. Giusto? Speriamo che sia veramente un uomo, perché io questa mattina lo devo lasciare ad Alfio, perché cosa da fare? Professore, mi scusi. Sergio deve andare all'università, c'è stato un omicidio. E avete avvertito a Capasso? Sì, era lui, ha detto che deve prendere Stefano e deve seguirlo all'università. E Stefano sta in macchina, io vado. Mi tenga informata, Di che si tratta, Alfio? Non lo so. Sta facendo tardi. Sì, sì, sì. Senta, se ne occupa lei, mi raccomando. I bambini. Non ti basta seminare il caos in camerata, pure qua ti ci metti. Per le tuniche devo là, dove sta? E non mettere tutto sotto sopra, che cazziatori me li becco io. A che ti serve? Voglio sapere se Luciano non ci lavora. Al turno dopo. No, grazie. Vieni a vedere Miriam. Sì. Ti stai mettendo un brutto guaio. Non ci vuole mio nato per sentire che c'è puzza di guaio. Andiamo in ferro. Allora. La telefonata è arrivata a casa di Fileccia, proviene dal cellulare di Moriero. E come facciamo a essere sicuri? Perché il cellulare è intestato a una donna che sappiamo essere sua amante. E il monitoraggio che dice? Allora, l'ultimo rilevamento dice che sono, aspetta, in questa zona. Qui. Sì. Eccoci. È in movimento, quindi ci dobbiamo sbrigare. Sì, ma scusa, questa zona qua è ampia a chilometri. Moriero e i suoi uomini potrebbero essere ovunque. Lo sappiamo, abbiamo chiesto apposta a tutti gli uomini disponibili. Stanno battendo la zona palmo a palmo. Allora dico, potremmo unirci anche noi a loro. Non abbiamo altro da fare qui, no? Speriamo non sia troppo tardi. Andiamo. Permesso? Margo. Non fate passare nessuno. Ciao padre. Allora dove? Niente, sta sopra, il laboratorio. Quando l'hanno scoperto? Poco più di un'ora fa. Senti, vedi se riesci a verificare le presenze. Certo. Senti, mi raccomando, non fa entrare nessuno, Lo stiamo facendo. È che è già passato del tempo tra il delitto e la sua scoperta. Vabbè, identifichiamo lo stesso. A questo punto bisogna interrogare tutti quanti. E magari tu interroghi gli studentessi, Sei un po' nervosetti oggi, sai? Sono le sigarette. Ah, li fumi? No, sono quelle che non fumo, Andiamo. Ciao, fa questo. Madonna santa. Hai visto che roba? L'hanno trovato nella vasca. Ma che ne è stupido, Carlino? È normale il laboratorio. Vieni, Sergio, ci sta Capasso. Dottore. Ciao. Il professor Calvani era docente di biologia, vero? Biologia molecolare. Senta, l'ha scoperto lei? L'ho trovato io, sì. Ho aperto la porta e me lo sono trovato davanti così. La porta era già chiusa a chiave?
Sì. E chi c'ha la chiave? Ce l'ho io, il professore, l'assistente del professore. E poi ce n'è sempre una copia in segreteria d'istituto. Chiedo scusa, lei mi sa dire se qui la temperatura è sempre così bassa? Sempre, 12 gradi costanti. Ne è assolutamente sicuro? Assolutamente. Qui c'è una coltura di molluschi. Noi riproduciamo il loro habitat naturale. Bene, tutto il suo laboratorio per una coltivazione di molluschi. Coltura, non coltivazione. E comunque sì. Il Mytilus aerulis produce una sostanza che sembra abbia buoni effetti nella cura del cancro. Che dice, ne vale la pena? La ringrazio, dottor Palletti. Per adesso basta, però si tenga a disposizione. Signori, per favore, non toccate le vasche, però. E soprattutto non alterate la luce e la temperatura. I molluschi sono creature delicate. Sia tranquillo, sia tranquillo. Bella spaghettata, diavolo e peperoncino. Come parlare fa un esercito, veramente sta morendo. La troviamo o no questa berlina blu? Quello che vorrei sapere pure io, sono ore che la stiamo cercando. 73-13 a 73-11. Come 73-11, avanti. Noi abbiamo completato il giro, ancora niente da segnalare. Bene, tornate indietro e ricominciate il giro da capo. Ricevuto. Qua le cose si mettono male, eh? Ormai sono 12 ore. Il Firenze è stato sequestrato. Non vuol dire niente. Quelli come Moriero ci mettono tutto il tempo necessario per convincere le persone, gli piace esercitare il potere. Magari poi dopo che l'hanno convinto, ammazzano pure, tanto per esercitare il potere fino in fondo. Ma non è questo il caso. Ha tanti di quegli argomenti per convincere Firenze a non testimoniare a partire da, so, gli minaccia di ammazzargli il figlio. Sarà, ma io ho paura che quel poveretto a quest'ora sia già finito in un fosso, No, Moriero lo tiene ancora nascosto qua da qualche parte. Ma sai che cosa mi piace di te? A parte il taglio degli occhi che... Sei proprio... Centrale a Sant'Andrea 11. Avanti, centrale. Abbiamo localizzato una chiamata dal cellulare dei rapitori di Fileccia, sesto chilometro della provinciale. Bene, ricevuto. Ci portiamo sul posto. A tutte le auto impegnate, a tutte le auto impegnate. Recarsi sul posto indicato a sirene spente. Ci vediamo là, eh? Mio papà, dove voglio andare? No, Lorenzo. Lasciami no, Lorenzo! Lorenzo! Ma non può far venire infarto. Ma che diavolo? Va bene, è tutto a posto. Sì, è tutto a posto, è tutto a posto. Tutto a posto. Una cammina, cammina. Guarda quella macchina. Quando ho speronato Firenze. E questi? Uomo Sant'Andrea 11 al centrale, mi sentite? Centrale a Sant'Andrea 11. Individuato possibile covo dei rapitori al chilometro 6 della provinciale. Ricevuto. Tiene tanti amici. Pure io tengo tanti amici. Mi sono scelti con attenzione. Solo che non l'ho mai tradito. Mai. Io non l'ho mai tradito. Mai. Ma tu sei rifatto.
Diventata amico dei poliziotti. Adesso devi andare. Non dico niente. E fino a poche. Sono almeno 5, lo stanno torturando, Nava è già dentro, eh? Andiamo! Occhio, ragazzi! Ma io ti devo ammazzare. Hai capito? Ti devo ammazzare. Prima a te. E poi il tuo figlio. Scherzare. Ti piace? No. Non ti piace? Vediamo se sei fortunato. Dai, dai, è fortunato. Vediamo se sei fortunato. No, no, no! È fortunato. È fortunato. È fortunato, eh? Sì. Sì, lei. No! Ci siamo, calma. Moriero, che cosa vuoi fare? Lo sai come finisce questa storia, Moriero? Lo dico io come finisce. Finisce che lui ti ammazza. Ah, sì? Sì. E tu che fai? Ti butti le armi, eh? Dove ti faccio? Dove ti faccio? Ok, aspetta. Non la butto giù. Con calma, eh?
Adesso? Ecco. Ok. Questo. Adesso? Adesso che vuoi fare? Mi ammazzare. Mi ammazzare. Tutto finito? Ok. Demetrio, chiamo l'ambulanza, sì. Meglio? Sì. È passato. È passato, sì. Oh, io ho cercato dappertutto, ma Gio. Dorme. No, riflette. A questa età il sonno è più forte di tutto. Diamo tutto ora ai farmi, devi credere. Tranne che digli quando si sveglia che il padre non l'abbiamo trovato ancora. No. Beh, io vado al centro. No. No. Lorenzo, stai sognando? Vai. Dov'è, papà? Te lo faccio vedere il quaderno. Dov'è? Pronto? Uè, Pietro, dimmi. Sì. D'accordo, lo passo subito. C'è una persona per te. Papà. Mio padre è ancora di là. Sì. Se vuole vederlo prima che lo portiamo via. No, io non ce la faccio. Se la sente di rispondere a qualche domanda. Quando ha visto suo padre per l'ultima volta? Ieri mattina. Poi ci siamo sentiti a pranzo, doveva venire a mangiare, ma mi ha detto che rimaneva fuori con degli amici. Ha notato niente di particolare? No. No, era qui con i suoi molluschi, come sempre. Era entusiasta della cultura. Beh, non si è preoccupato del fatto che non tornava a casa a dormire? Fra un mese sono 11 anni che mamma non c'è più. Papà faceva la sua vita. Io sono costretto a farle queste domande. Aveva una compagna? Aveva un appuntamento ieri? Non si parlava mai di questo, mai. Io preferivo non sapere, lui non dire. Ispettore, mi scusi. Sì. Questa è l'agenda del professore. Sì. Ma questi sono i registri, tutto quello che mi aveva chiesto. Grazie. Se non c'è altro. No, no, per me può andare. Grazie. Scusi un attimo. Giulio. Mi dispiace. Io non riesco a crederci. Papà ha ucciso. Ascolta. Tu studi qui. Sai se tuo padre ha avuto degli screzi con qualcuno ultimamente? Questo era il suo regno e tutta la sua vita. Ogni tanto diceva che le cose non andavano come avrebbe voluto, ma credo che capiti a tutti. Immagino di sì. E poi quando c'era la biologia di mezzo, qui o a casa, io ero uno studente e lui un professore. Mi parlava delle scoperte che lo gratificavano, oppure mi rimproverava perché non studiavo abbastanza. Un padre professore non è mai abbastanza. Sì. Sì, però la sua passione era contagiosa. Ora ti lasciamo in pace, Giulio. Però dovremmo ancora parlare. Vi siete già fatti un'idea? È ancora presto. Dai, dai, Freccia. Tutto sommato sei stato fortunato. Visto come me la cavo la roulette russa, dovrò tentare il casinò. Ecco, meno male, sei pure spirito, hai visto? Lascia portare l'infermeria. Mi dispiace, ispettore. Lo so, sono stato un cretino, avrei dovuto chiamare subito voi. Meno male che l'ha capito da solo. Dottoressa Orlando. Sì, sì, ha ragione, ha ragione. Ma dopo quella telefonata non ho capito più niente. Minacciavano di fare del male a mio figlio. Ho pensato solo a portarlo lontano. E sei caduto pari pari nella trappola di un ieri.
L'importante è che adesso sia qui e che possa riabbracciare una persona. Papà! Lorenzo! Papà. È finita. È finita. Hai visto come mi hanno conciato? Non preoccuparti, non è niente. So come ringraziarvi. Se non fosse stato per voi. Grazie, ispettore. Grazie di cuore, Regina. C'è una volante che l'aspetta qua fuori. Il magistrato le vuole parlare subito. Spero che adesso accetterà il programma di protezione. Certo, ci può contare. Beh, io ora devo andare. Ciao, Lorenzo. Fai bravo, eh? Spero di rivederla. Sì, mi auguro in una situazione un po' diversa da questa. Certo. Magari la invitiamo a cena. Lorenzo? Dottoressa, dovremmo andare. Sì. Arrivederci, Giorgio. Arrivederci. Ciao, Lorenzo. Ciao, Regina. Così lei è un corteggiatore. Secondo me ci dovrebbe uscire a cena. Sa, con la cannabis vengono certi piatti. La smetta. Ha dolore? Senta, ho lasciato il mio giubbotto antiproiettile in macchina. Me lo prendo io. Grazie. Ecco qua. Quando Lorenzo stava con me, avevo preso l'abitudine di girare con tutte queste cose in borsa, così, per distrarlo. Chissà come sta. Sta bene, Lorenzo, non si preoccupi. Guarda, lei non ha mai paura? Come no, ho paura. Ho paura del dolore. Soprattutto ho paura di non rivedere più i miei figli. Già, lei ha qualcosa da lasciare. Io non c'ero mai andata così vicina alla morte. Non ci deve pensare, dottoressa. Infatti sto pensando a tutto quello che non ho avuto nella mia vita, a quello che non ho fatto. Ho soltanto lavorato. Si dice sempre così dopo aver subito un grosso spavento. Poi uno se ne dimentica e si ricomincia. Forse. Però io questo lo conservo. Così, come promemoria. Ettore era uno di quelli nati per insegnare. Come lei sa, la biologia studia le forme di vita. Come no? Certo, certo. Ettore sapeva accendere l'interesse anche per il mistero del più insignificante forma di vita monocellulare. Capito? In effetti anche quei molluschi, come si chiama? Mitilus. Il Mitilus. Sì. Fu assai curioso, eh. Sì. Mitilus edulis, questo era un altro esempio delle sue capacità. A me mi ha trombato 3 volte. 3? Io stavo quasi per mollare. Senti, questo professore Calvani, no? Dite che è tanto duro, è tanto difficile, ma perché? Scusate, perché l'avete scelto? Perché uscire da qui con una tesi fatta con Calvani significa più della loro. Quella in biologia non è proprio una laurea che ti spalanca tante porte, eh? Sì, ma se l'hai presa con Calvani però hai più possibilità. Borse di studio, laboratori privati. E questa è una cosa che agli altri professori ha sempre dato fastidio. Ogni 100 lire di contributi, di fondi, 70 andavano a lui. Come andavano a lui? I suoi progetti e i suoi laboratori, intendo. Ah, ecco, quindi a voi restavano le briciole dall'accaparratore. Sì, un accaparratore, anche se era una figura notevole dell'università. Ogni tanto qualche collega provava a protestare, ma alla fine la spuntava sempre lui. E certo, doveva essere uno che aveva un peso nell'ambito universitario. Oh, sì, un grande peso, ma era un accaparratore. Era uno di quelli che non li freghi mai. Se le cose non le sapevi, ti beccava subito. E ti faceva fare la figura del cretino davanti a tutti.
fammi indovinare, te l'ha fatta fare te la figura del credino, eh? Scherzo. Allora, parliamo seriamente. C'è qualcuno qui all'università che magari non gliene fregava niente della sua morte, che prova indifferenza, diciamo? Ma ci mette il nostro nome? No, tranquilli, questo troppo ti mi serve a me per lavoro. Allora, con tutto il rispetto per la fine che ha fatto, vi dico che Calvani era proprio un bastardo. Comunque, quella ragazza lì non la pensa come te, eh? Diciamo che lei è un caso a parte. Lei era un suo assistente? Sì, un ricercatore, per la precisione. Una buona posizione, considerato che il professore era il numero uno. Beh, sì, effettivamente lo era e lo sapeva. Per quanto riguarda la buona posizione, beh, quella proprio non direi. Perché? Perché immagini di essere un calciatore. E allora? Immagini di sentirsi pieno di talento e di sapere che il suo stesso ruolo è occupato da un fuoriclasse. Sempre in panchina. A meno che il fuoriclasse non si faccia male. No, io volevo solo dire che mi faceva ombra. Una grande ombra. Tutto qui. E guardi, io per andare avanti avevo bisogno di lui. Carotide giugulare recise di netto. È morto di sanguetto? Sì, in pochi secondi. Altre ferite? Sì, molte altre ferite nel ventre. Ci deve essere stata una colluttazione. L'arma del delitto? L'arma del delitto. Sull'arma del delitto io non avrei dubbi. Si tratta sicuramente di uno strumento chirurgico molto affilato. Un bisturi? Sì, le ferite sono tutte molto nette, decise, senza lacerazioni, poco profonde. Una colluttazione col bisturi è pericolosa pure per chi lo pugna. Ah, sicuramente. Infatti non mi stupirei affatto che anche l'aggressore sia rimasto ferito. Sarebbe perfetto, il sangue, il DNA, abbiamo il nostro uomo. La scientifica sta esaminando il sangue, però ci vorrà tempo. A proposito di tempo... Lo sapevo che finivi lì. Dunque, per quanto riguarda la morte, io non avrei dubbi. La morte risale alle 14, alle 14.30, al massimo di domenica. Come mai sembra più recente? Perché non hai tenuto conto della temperatura. La temperatura nel laboratorio era tenuta bloccata, costante, a 12 gradi. E questo naturalmente ha rallentato molto il processo di decomposizione. 14.30, sì, eh? Sì. Bene, possiamo andare. Bene. Ciao Maria, hai bisogno di un passaggio? Non la ringrazio, dottore, c'ho un appuntamento, sono già in ritardo. Grazie. Dopo una giornata come questa c'è un appuntamento. Lui. E io allora che cosa dovrei dire con tutti quei clienti che mi aspettano in frigorifero? Mi mancava questo tuo umor nero. Valerio, ti posso dire una cosa? La tua presenza qui dentro mi fa sempre tanto piacere. Moreno, ti posso dire una cosa? A me no, però non c'è niente di personale. No, oh, che meraviglia. Dopo una giornata così ci vorrebbe solo un bel massaggio. Lo fai tu? No. E te lo faccio io? No, devo andare a nuoto. No. Stasera resti in casa e ci noleggiamo un bel film. Non posso, ho promesso a Katia che l'andavo a prendere, mica posso darle buca. È tardissimo. Miriam, non pretendi che le cose tra noi possano migliorare? Se ogni volta che io resto in casa tu esci con Katia? Ma non è così. Io ci sto provando a cambiare, Miriam. Io ci sto provando. E invece a me sembra che a te non te ne frega niente di noi due. No, scusa, non è... È che io... Ho bisogno di stare un po' per conto mio. Tutto qui. E allora che fai? Ogni volta che ci sono io tu te ne vai? Che cazzo c'è nel cervello, Miriam? E questo è il tuo modo di risolvere il problema? Dimmelo, è questo? Oh, ma mi stai ascoltando? Ma sì, ma non c'è bisogno che alzi la voce. Poi il problema, non è un mio problema. È sempre il mio. Ma mi stai provocando? Rispondi, mi stai provocando? Perché sennò che fai? Mi vuoi picchiare? Non ti basta quello che mi hai fatto finora?
Ah! Lo sai che mi sto affezionando a questa stanza? Anch'io. Resterai qua tutta la vita. Beh, posso sempre convincere il portiere giù che ti devo sorvegliare, perché sei un testimone molto spesso. E devo restare con te tutta la notte e poi tutto il giorno. Quando ho fatto portare via lei, è stato uno dei giorni più brutti della mia vita. Mai avuto dubbi? No, perché aveva ammazzato e quindi andava messo in galera. Aveva superato un certo limite, no? Sì, ma io parlo da un punto di vista umano. Vedi, la Sant'Arcangelo mi ha sparato, mi voleva ammazzare. Non l'ha fatto. Perché tu ce la pelle dura. Ma vedi che quando si parla di roba di altri è semplice, mentre quando si parla di roba nostra non è così semplice. Senti, Rava, esiste solo un fatto. Carlotta Sant'Arcangelo ha provato ad ammazzare un poliziotto. C'ha solo un attenuante. Quale attenuante? Si è fidato di un poliziotto travestito da prete. Era necessario. Ma tu ti ricordi chi è il padre di Carlotta, sì? Me lo ricordo bene. E allora qual è il problema al processo? Pietro, non c'è nessun problema al processo. So esattamente quello che devo dire. Lo so, ma io ho paura. Ma non ti sei stancata di avere paura? Quanto tempo vuoi continuare a vivere con questo incubo? Lo so, io ci sto provando. Ma hai idea di che cosa rischi ogni giorno? Quando rubo qualche minuto per stare con te? Non sei più una bambina, Miriam. Devi decidere tu per la tua vita. Luciano non mi lascerà mai andare con le buone. Lo capisci questo? Insieme, eh? Lo prometti? Ciao. Riando, buongiorno. Ma com'è che stai sempre accaduto? Marisa te ne ha cacciate di casa. La via legale all'arrotondamento. Faccio straordinario, Sergio, a me mi serve di sì. Sì, ma questa è pure la via all'esaurimento nel pouso. Senti, no, volevo chiedere una consulenza. Secondo te, sorridico? Sergio, ma lo braccio di ferro, ma che fa? Ma che si scende? Ma tu mi chiesti di essere onesto, stai in una città verità, fateci fottere. Beh, una bella cosa quello che fai tu. Uno si sta cercando di togliere i pizzi, dei fumi, tuo sfrutto. Poi c'è la Combs, senti, ci aspetta che passa, andiamo, eh? Andiamo, a buon rendere. Tanto, poi ci sono novità, Ah, sì? Abbiamo trovato dei mozziconi di sigarette non lontano dal luogo del delitto. Buono. Lo so, adesso li sottoponiamo a testa di DNA e se risulta la tua saliva, sei fottuto. Vieni a me. Io credo che siamo di fronte a un delitto non premeditato. Tutto lascia pensare a questo. Cerchiamo un uomo o una donna che abbia libero accesso all'università con motivi di conflitto con Calvani. E che sia talmente introdotto da poter o avere lui stesso le chiavi o poter entrare e uscire dalla segreteria per andarle a prendere e riconsegnarle, visto che il professore le sue ce le aveva in tasca. Benissimo, sarà tanto difficile, visto che abbiamo circa quasi, non so, soltanto 200 studenti da tassare. C'è stata una ventina tra assistenti e professori che regolarmente si vedevano soffiare i fondi dell'università. Poi questo professore pare che sia stato un certo Don Giovanni, uno ciupafemmine, no? Allora bisogna anche aggiungere a questo punto qualche ragazzina delusa, un marito tradito magari. Davvero le cose sono andate come pensate voi. Abbiamo un'infinità di gente che può avere un muetto. Studiate questi nomi. Esaminate ogni singola posizione. Scoprite ogni possibile legame con Calvani, anche più insignificante.
E io questo Renzo Verini, l'ho incontrato ieri. È uno degli assistenti del professore. Insomma, ce l'aveva un po' con lui perché dice che gli stoppava la carriera. Questo è anche uno che ci aveva le chiavi, eh? E sapendo tutte queste cose, ancora non l'avete convocato. Aspetta un po'. Guarda che qua è sbagliato la lettera verbale, eh? Che dici? Non è possibile. È vero, non so come è fatto. Aspetta, dammi la penna che... Vai, corre qui. Allora io vado, eh? Vai, vai. Ciao. Ehi. Sembra un po' stressato, eh? Dobbiamo assolutamente dargli una mano. Senti un po', che avete fatto ieri sera? Perché Miriam non ti ha raccontato? E tu lo chiedi a me? Perché ieri quando è tornata tardi io già dormivo. Stamattina non l'ho voluta svegliare. Ormai la vedi più te di me ultimamente. Che cosa vorresti dire con questo, scusa? Da quando vi vedete non è mai in casa. Vorresti rendere responsabile me di quello che fa tua moglie? Perché che fa mia moglie? Ma che ne so io, chiedilo a lei. Oh, ti ho fatto solo una domanda, eh? Volevo solo sapere com'è andata ieri sera. Niente, cosa abbiamo fatto? È andata come al solito, no? Adesso ho da fare in archivio. A noi risulta che lei domenica era all'università. Ci sa dire perché? Avevo degli scritti da correggere. Di domenica all'ora di pranzo. Può capitare. E ha incontrato Galvani. Sì, lui è arrivato subito dopo di me. È passato un attimo in istituto e poi si è chiuso in laboratorio. Dove lei l'ha raggiunto? No, assolutamente no. Dottor Verini, noi sappiamo che i rapporti ultimamente con Galvani erano particolarmente tesi. Beh, questo non è un mistero, lo sapevano tutti. La segretaria ci ha detto addirittura che Galvani ha gridato contro di lei. Perché? Perché avevo minacciato di lasciare l'istituto. E come mai? Volevo tentare il concorso per un posto di associato a Roma, ma lui non intendeva appoggiarmi. Così lei è tornato alla carica, lui ne ha ribadito il suo no e le ha perduto la testa. No, no e poi no. Le ho già detto che ci siamo incontrati soltanto per qualche istante. Dottor Verini, restiamo ai fatti. Lei era lì al momento del delitto e aveva le chiavi del laboratorio. Ed avevate appena litigato di brutto. Io non ho ucciso nessuno. Questo magistrato, quando arriva? Se lo devo andare può farlo, perché io qua, tanto il nostro amico mi viene dritto, oh, eh. Ascoltate, per piacere. Io non avevo neppure il coraggio di alzare la voce con lui. Infatti non l'hanno ammazzato con la voce. Il professore aveva una relazione con una studentessa. E allora? Io penso che il suo fidanzato l'avesse scoperto. Lavora in segreteria. Un po' poco per accusare qualcuno, non è vero? Io non voglio accusare nessuno. Ma domenica all'ora di pranzo lui era lì. E tu che gli hai detto? Ho dato a intendere che tutto è stato come al solito. Io spero che mi abbia creduto, spero. Miriam, insomma, non credi che me lo dovresti almeno dire se mi usi come copertura? Ma io non ti uso come copertura. Sono andata ad aiutare quell'amica di mia madre, no? L'avevo detto. Ah sì? Io me ne vado. Sono fatti tuoi, hai ragione. Katia? Katia, aspetta un attimo, scusami. Aspetta. Hai ragione. No, hai ragione, perfettamente. Perché ti devo parlare. Vieni, vieni un attimo. Vieni un attimo qua. Allora, la questione è che io ho un altro. Cosa? Già. Non mi è mai capitata una cosa del genere. Cioè, io non ho mai tradito Luciano. Non ti preoccupare, non ti devi mica giustificare con me, Miriam, tranquilla. Solo dimmi almeno se è una cosa seria. Sì. Non sono stata mai felice prima d'ora. Finora ho vissuto come una morta. E adesso finalmente posso dire le cose che penso e sono di nuovo rinata, ecco. E cosa pensi di fare? Non lo so. La soluzione si ritrova, dai. Grazie, 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 grazie.
Fabio, mi dispiace, ma non riesco a togliermelo dalla testa. Sai che facciamo? Mi prendo qualche giorno di ferie e ce ne andiamo via di qui, in qualche bel posto, un posto che ti piaccia, ti va? No, no, io ho solo bisogno di tempo. Enrica, adesso basta. È successo, non possiamo farci nulla, la vita continua. Buongiorno, signor Resi. Ah, ispettore, prego. Ciao. Posso fare qualcosa per voi? Sì, le volevamo chiedere, a proposito di domenica, se lei si ricorda esattamente a che ora è entrato nell'istituto. Saranno state le 11, credo. E da uscito? Più o meno verso le 2. Perché dai tabulati risulta che lei è uscito alle 14.58. Va bene, allora saranno state le 14.58, se lo sapete. Stia tranquillo. È che nel momento del delitto lei è qui presente, non è così? Allora, per caso ha visto, sentito, non so, qualcosa di strano? Ha avuto magari un appuntamento, un incontro col professore? No, niente di strano. Credo che il professore sia andato direttamente in laboratorio. No, il professore è passato prima dall'istituto. Va bene, può essere, comunque io non l'ho visto. È sicuro? Lo dico, è sicuro? Non è che per caso avevate un appuntamento? No. No, eh? No. Le sue iniziali sono FR, sbaglio? Sì, FR, che c'entra? No, perché su un'agenda che lei mi ha dato poi del professore, il giorno di domenica c'erano proprio queste due lettere. FR, combinazione? Sì, vabbè, sarà anche stato, ma non ci ho fatto caso. Ma scusi, aspetti, non ci ha fatto caso, perché? Lei l'ha vista prima di consegnarcela, eh? Guarda qua, che cos'è questo, eh? Il bisturi è uno strumento molto pericoloso, eh? Facile tagliarsi, forza. Quale bisturi? Forza. Appena ci ha visto entrare l'ho visto un po' nervosetto. Dimmi della ragazza. Allora siamo entrati e loro stanno già discutendo. Poi lei è uscita, dopo quando sono andata a cercarla praticamente ha fatto finta di non sapere chi fossi. Voglio sapere esattamente che cosa ti ha detto. Niente, all'inizio ha fatto finta di niente. Ha detto che il legame che aveva col professor Calvani era per via della tesi. E poi? E poi io ho insistito chiaramente, che lei mi diceva un sacco di stronzate, negava tutto, io ho detto senti bene, inutile che fai così perché già sappiamo tutto di te. E allora? Vai. Infatti chiaramente ha ammesso finalmente il legame col professor Calvani. Che infatti durava da qualche mese. E Resi? E secondo lei lui non sa niente. E tu ci credi? A cosa? Che Resi non sappia niente della relazione tra la sua ragazza e il professore. Non lo so. Mi sembrava abbastanza, non lo so, sincera. Cioè aveva due occhi, dottore, veramente. Vabbè, allora non mi posso fidare. Perché tu quando vedi gli occhi di una ragazza non capisci più niente. Signor Resi, dice questore che fa? Avete il diritto di tenermi qui. Ce l'abbiamo e come, si siede. Voglio un avvocato. Si sieda! Come si è ferito la mano? Tagliando il pane. Che ci faceva l'altro giorno all'università di domenica? L'ho già detto ai suoi colleghi. Lo ripete anche a me. Avevo delle pratiche in sospeso da sbrigare. È stata a pranzo o a cena? Cosa? Il taglio. A cena. Quando ha visto Calvani per l'ultima volta? Venerdì sera. È falso. Lei aveva un appuntamento con Calvani domenica. No, non è vero. È scritto sull'agenda e lei dovrebbe saperlo. Che coltello era? Uno lungo, da pane. Quali erano i suoi rapporti con Calvani? Semplici rapporti di lavoro. Si comportava da barone anche con lei? No, con me no. Che pane era? Casareccio! Semplice pane casareccio! Allora, fermo. Allora, hai detto che tra te e il professore c'era un semplice rapporto di lavoro, non è così? Sì, certo è così. E tra Calvani e la tua ragazza? Che c'entra adesso la mia ragazza, eh? T'ho fatto una domanda, che rapporto c'era tra il professore e la tua ragazza, Enrica? Era il suo professore. Lei faceva la tesi con lui. E tutto qui? Sì, certo, tutto qui. Che cosa vuole sapere?
Lo sai che si frequentavano spesso? E adesso la smette di insinuare. Telefonate, appuntamenti, doveva essere una tesi particolarmente... impegnativa. Mi spacco la faccia! Tu non spacchi la faccia a nessuno. Capisci? Capisci? È fatta così pure col professore. Eh? Mo aspetti qua. E poi che cosa avete fatto? Siamo andati a mangiare una pizza. E che pizza avete ordinato? Una capricciosa e una margherita. Ed erano buone? Sì. Io ho provato a chiamarti sul cellulare, ma era sempre staccato. Ah, sì, è vero. Mi si è scaricata la batteria quando sono uscita da nuoto. È strano, perché l'avevo ricaricata io ieri mattina. Come fai a risolversi così in fretta? Parli molto al telefono? No. Forse è difettosa la batteria. Nel mio lavoro sai quanta gente incontro che mi racconta palle ogni giorno? C'è sempre qualcuno che mi vuole fottere. Signora gente, ve lo giuro, non sono stato io. Così impari subito a capire chi ti mente e chi non. Lo sai, ieri quando ho chiesto alla tua amica Katia che cosa avete fatto, è sembrato come se mi nascondesse qualcosa. Ti stai sbagliando. Abbiamo fatto quello che ti ho detto. Non c'è altro. È la verità? Sì. È finito il terzo grado? Miriam, tu per me sei un libro aperto. Non provare a mentirmi. Mai. Ho la sensazione che Resi non sapesse veramente nulla della relazione tra Enrico e il Calvani. Beh, forse non era sicuro, ma qualcosa aveva capito, altrimenti non sarebbe scattato in quel modo, dottor. Tu sottovaluti le tue doti di provocatore. E scattato non significa un assassino. Anche perché se no io sarei un serial killer. Sergio, per cortesia, oggi tu proprio non fai testo. Tu ci sei andato troppo pesante, De Redis. Allora, lui ci ha mentito dall'inizio alla fine. Sicuramente ha incontrato Calvani prima che venisse ucciso. Lo so. Dunque, taglia la mano. Il fatto che non ha un alibi, il fatto che possiede le chiavi del laboratorio, ma tutto questo non significa una prova. Giustamente, però a questo punto... Forse ci siamo. Che? È una lettera mandata via email dal professore a Resi. La storia della ragazza non c'entra niente. Esame truccato. Sì, il professore aveva scoperto qualcosa di strano nella trascrizione dei voti di alcuni allievi. Di quando è, scusa? Venerdì. 2 giorni prima della morte del professore. Guarda che coincidenza. Dove l'hai trovata? Al computer. Qualcuno aveva cercato di cancellare i dati senza sapere che si può recuperare qualsiasi cosa. Questo cambia tutto. A questo punto, grazie Sergio, vediamo se questo mi salta al collo adesso. No. Okay. Con te non direbbe neanche una parola. Amato. Vediamo se con me alzo un dito. Amato, mi raccomando. Cos'altro volete ancora? La verità. Non mi interessa solo la verità. La verità. La verità è quella che ho raccontato ai suoi colleghi. Ah, e così cominciamo male. Ehi, di questo non gliel'hai parlato. Non mi conviene essere sincero, credimi. Credo di farmi paura. Pensa che dopo la sorpresina che mi hanno fatto i suoi colleghi io abbia ancora qualcosa da perdere. Io penso di sì. Tu che dici? Fabri, poi hai una visita. Quello là? Chi è? Non lo conosco. Alberto Ghezzi. Non ti dice niente? Avvocato. Alberto. Uno dei miei legali della famiglia Sant'Arcangelo. Pezzo grosso quello là, eh. Ora, senti, i camorristi stanno a spasso grazie a quell'uomo lì. Ha chiesto di me? Tu che dici? Ha chiesto di te? Allora, siamo a pochi giorni dal processo a Carlotta, la fine del suo miglior cliente. Che dici? Ha chiesto di te? Va bene, fallo passare. Ok. Ah, mi raccomando, non dire stronzate, eh? Stefano, fallo passare. Un'altra cosa, invece di parlare in giro, preoccupati delle cose tue.
Buonasera, sovrintendente Nava, avvocato Ghezzi. Buonasera a lei, prego, si sieda. Grazie. Innanzitutto mi permetta di dirle che sono felice di conoscerla e soprattutto di vedere che lo spiacevole incidente non ha lasciato conseguenze. Avvocato, lasci perdere le frasi di rito, le conosco fin troppo bene. Il motivo della sua visita? Carlotta Sant'Arcangelo. No, no, stia tranquillo, non è successo niente, no. Vede, Carlotta è come una figlia per me, io l'ho vista nascere. E so anche che lei le vuole molto bene. Che cosa sa lei? Oh, si rilassi, Nava. Dimentichi che io sono un avvocato e lei un poliziotto. Siamo due uomini a cui sta a cuore la stessa persona. A lei starà a cuore anche la sua parcella, no? Quanto lo pagano? Lei è anche un uomo di buoni sentimenti. Carlotta le deve tanto. Avvocato, ma smetta di girarci intorno. Mi dica che cosa vuole. Lei può fare ancora molto per aiutare quella povera ragazza a rifarsi una vita. Mi dica. Vede, in tribunale un suo atteggiamento benevolo mi consentirebbe, come dire, di alleggerire la posizione di Carlotta, forse anche di farla uscire dal carcere. Avvocato, io la ringrazio di questo consiglio, davvero sentito. Non credo che abbiamo altro da dirci. No, mi lasci finire, la prego. Vede, io posso indicarle un modo di... Sono io che la prego, esca. Questo sarà un duro colpo per Carlotta. Lei sta di nuovo tradendo la sua fiducia. Esca da questa stanza o lo butto fuori io. Ho messo tutto, tranne di aver ammazzato il professore. Però tu non capisco. Vabbè, tu spiegaci, così magari ci arriviamo noi. Resi ha confessato di aver falsificato gli esami in cambio di denaro. E infatti quella lettera lo inchiodava, solo che lui non è che l'ha fatto per amore degli studenti. Sì, ma avrebbe pure potuto dire che Galvani aveva chiesto solo degli chiarimenti. E invece no, mi ha detto che Galvani si era accorto di tutto. Vabbè, l'avremmo scoperto da noi probabilmente. Certo, ma ha confessato pure di essere andato all'ora di pranzo domenica in laboratorio. E mi ha detto pure che il professore era incazzato nero, voleva denunciare a tutti quanti. Quindi Resi si sta scavando la fossa da solo. E questo che a me non mi convince. Ma secondo voi faccio un omicidio e vi fornisco pure il movente. E dopo il colloquio che cosa è successo? Niente, dice che ha rassicurato il professore che gli avrebbe fornito l'elenco completo degli esami truccati e se n'è andato. Vabbè, noi chiediamo la convalida del fermo di Resi e il mandato di perquisizione per la casa. Naturalmente andiamo fino in fondo sulla storia degli esami. La chiave del delitto lì. Edoardo, ti devo parlare. Luciano, stasera non è serata. No, senti, sei mio amico, ho bisogno di parlare con una persona in questo commissariato di cui mi fidi. Posso parlare solo con te. Edoardo, il mio matrimonio sta andando in malora. Mira, ma è un'altra persona, non la riconosco più. Mi dice le bugie, mi manca di rispetto. E poi sta combinando qualcosa. Luciano, io non so che cosa dire su questo fatto. Edoardo, c'è un altro uomo, hai capito? E io mi è passata a guardarla negli occhi per capire che era così. Adesso devo solo capire come beccarla sul fatto. Ho bisogno solo di una prova certa. E poi fare i miei conti. Miriam, sono Edoardo. Senti, riusciamo a vederci fra un quarto d'ora a Castel dell'Ovo? Cioè, sta per scoppiare un casino, poi rispiego. Thank you.
c'è. Ho avuto un contrattempo, mo sono bloccato, cerca di farmi sostituire con qualcuno. Sì, vabbè, sto incasinato, tra una mezz'oretta arrivo. Vabbè, via De Pasquale che sto arrivando, sì. Buongiorno. Aspettava me. Ciao Giulio, come stai? Insomma, così, vado avanti. È stata una perdita gravissima. Però mi fa piacere vedere che tu non hai mollato. Non è facile, sai. Qui tutto, tutto mi parla di lui. A volte mi aspetto ancora di vederlo uscire dal laboratorio. Ho sentito che vogliono intestargli un anno. Sì, sì, ma io non credo che sarebbe stato contento. Te la cavi da solo? Sì, sì. Non hai bisogno di niente? No, grazie. In questo momento ho solo bisogno di stare da solo. Immagino che non sia venuto soltanto per sapere se continuavo a studiare o no. No, in effetti no. Avete scoperto qualcosa? No, io speravo che ti venisse qualcosa in mente a te dopo quello che ti ho detto. No, no, l'avrei chiamata. Io ancora non riesco a credere che chi l'ha fatto è uno di qua. Tuo padre ti ha mai parlato di esami truccati? Esami truccati? Ma dove? Qui? Sì, qui. Te ne hai mai parlato? No. No, no, mai. E fra gli studenti hai sentito qualcosa? No. No, niente. Però... Però? Però penso che per come l'ha fatto papà, se avesse saputo una cosa simile... Non lo so, io l'ho sempre visto così normale. Anche negli ultimi giorni, tra venerdì e domenica? Sì, sì, niente, tranquillo. Perché era un uomo onesto. E lei pensa che potrebbe essere per quello? Beh, stiamo cercando di capire. Capita mai che non ci riusciate? Che non troviate il colpevole? Capita. Però il più delle volte lo prendiamo. Tuo padre avrà giustizia, Giulio, te lo prometto. Luciano è un poliziotto. Il suo mestiere è scoprire le cose. Tu prova a pensare che succederebbe se dovessi intercettare una nostra telefonata. O se una volta dovessi seguirti mentre abbiamo appuntamento io e te. Beh, che cosa vuoi dire, che non dovremmo più vederci? Non lo so. Non ci voglio neanche pensare. Però lui ha capito qualcosa. E non ti darà tregua finché non gli avrai raccontato tutto. Va bene, allora dimmi tu che cosa vorrei fare. Te devi andare via. Adesso. E senza di me. Ma dove vado da sola? Dimmelo tu dove vado. Io ho una cugina che vive a Palermo. È una sorella per me. Ti ospiterebbe per tutto il tempo che serve. No, non me la sento. Ma perché? Che cosa te lo impedisce? Tutto, questa città, mia madre... No, aspetta, tua madre è una donna indipendente, se la cava benissimo anche da sola, maledetto. Sì, sì, ma non è questo. Miriam, ho parlato con un avvocato, farà lui da intermediario fra te e Luciano, non dovrai neanche più vederlo. E allora, vieni con me. Sperissimo con tutti e due. Lui capire tutto, ci darebbe la caccia, lo capisci questo? Sì, 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 lo so questo, lo so. Non ci sono alternative. O resti qui e continui a vivere con la tua paura. Oppure prendi le tue cose e voli via. Cioè, lo so, è un salto nel vuoto. Ma se lo devi fare adesso. No, non si potrebbe, no.
come fate a stare qua dentro con tutto sto freddo e non mi viene una malattia poi? Io passavo di qua e mi sono detto, perché non andiamo a vedere come stanno i miei amici molluschi? Male, grazie. Tre sono già morti. Secondo lei grazie a chi? E me ne frega un cazzo chi ha ammazzato le tue cozze. Io sto cercando l'assassino di un uomo. Perché non mi avete chiesto se potevate staccare il condizionamento? Che vi costava chiedere? Oh, facciamo pure gli elettricisti. E ve l'avevo pure detto, devono stare a basse temperature. Dimmi un po' che resto fa della temperatura. La temperatura lo condizionamento, che stai dicendo? Sto dicendo che qualcuno di voi ha staccato il condizionamento e la temperatura si è alzata. E tu come lo sai questo? Perché i molluschi da un paio di giorni a questa parte presentano un consumo abnorme di ossigeno, il che vuol dire problemi di metabolismo, il che vuol dire tantissime altre cose. E tu sei in grado pure di stabilire di quanto si è alzata la temperatura? Dovrei fare dei calcoli, ma penso di sì. È bravo cervello, fai i calcoli. Ehi, via, fa sti calcoli. Può confermare che c'è stato un fermo? Mi dispiace, ma non posso confermare niente. Chiedete al magistrato. Ci risulta che siete andati a spulciare nella segreteria dell'istituto. Beh, questa non è una gran notizia, però è vero. Ma dipende da cosa stavate cercando. L'assassino del professor Calvani. Tra i faldoni della segreteria. Non si può mai sapere. Andiamo, dottor Cafasso. Sono già passati 2 giorni dal delitto e non ancora si sa niente dell'indagine. Questo può essere un fatto positivo. Non c'è fuga di notizie. Però adesso andate, perché non c'è solo il caso Calvani. Allora le faccio una chiamata nel pomeriggio, dottore. Bravo, così non sto in pensiero. Oh, dottore, si regga forte, eh? Ho qui la lista completa degli studenti che coinvolti nella truffa degli esami, vede? C'è anche Giulio sulla lista. Ha capito, dottore? Ho capito benissimo. Io penso che il professore si è scoperto che il figlio aveva comprato degli esami, no? Non ha pensato? Sì, ci ho pensato dalla prima volta, però grazie a Dio non è possibile. Ma scusi, solo perché non risulta dalle persone che stava lì all'università, potrebbe essere entrata, non so, in mille modi. No, perché all'ora del delitto lui stava pranzando in un ristorante. E a quell'ora era già tutto fatto. Io non so di che cosa state parlando, ma il professore l'hanno ammazzato dopo. Dopo le 2:30. E sicuramente non prima delle 5. Tutto pare che l'assassino, dopo il delitto, abbiano messo la temperatura, il regolatore, e poi ha rimesso tutto a posto com'era. Come lo so? No. Voi non avete idea di come sono sensibili i molluschi. Ciao, Patrizio. Carlotta. Cosa c'è? Dimmelo tu. Non mi conosci almeno un po', no? Allora mi sono sbagliato. Allora non hai capito niente di me. Ma che stai dicendo? Avevi mille modi per chiedermi aiuto. Magari non c'era nemmeno bisogno. Senti, non capisco di cosa parli. Non ho tutto questo tempo. Di che aiuto parli? Sto parlando dell'aiuto che mi è venuto a chiedere lo stronzo del tuo avvocato. No, io non ti ho fatto chiedere niente. No? Un suo atteggiamento benevolo, le aspettative della signorina, umiliante. Ti dico che io non ti ho fatto chiedere niente. Non mi credi? È venuto nel mio ufficio a dirmi per filo e per segno quello che devo testimoniare al processo per farti uscire di galera. Molto istruttivo. Tu non ne sai niente. Neanche tu mi conosci. È venuto a dirmi che così tradisco la tua fiducia una seconda volta. Che ne sa? Che ne sa, gliel'hai detto tu? Carlotta, tu non vuoi uscire da qui, vero? O vuoi uscire? Perché se vuoi uscire c'è un modo. Uno solo. Devi collaborare. Non mi puoi chiedere di tradire mio padre. Tuo padre? Tuo padre è dentro, finito. Invece i suoi uomini sono ancora in giro a ammazzare, a stuprare, a vendere coca. Non posso. Cosa non puoi, eh? Perché non puoi? Vuoi che io testimoni il falso per farti uscire di galera? Allora chiedimelo. Chiedilo a me. No, io non ti voglio chiedere questo. Basta, non puoi continuare a fare così. Così ti rovini, così continui a rovinarti. Per me la cosa più importante non è né quello che tu dici ai magistrati,
Per me la cosa più importante è continuare a vederti. Sì. Allora comincia a muoverti. Io non ho fatto niente. Lui era tutta la mia famiglia. Come puoi pensare che io... Perché non mi lasci in pace? Io non ho più nessuno, nessuno, capisci? Mi dispiace, ma non capisco. Perché non ci dici come sono andate le cose? Fra una settimana sarebbe stato il suo compleanno. Avevo ritrovato un regalo. Un food processor, sapete? Quelle macchine che fanno un po' tutto, tritano e basta. Giulio, non ha più senso mentire. A volte, quando tornavo presto dall'università, mettevo un'opera lirica e iniziavo a cucinare. Giulio, non sarà difficile per noi trovare le prove. Ascoltava Puccini, la Bohème, e si commuoveva. In quei momenti sembrava un essere umano, come voi, come me. Perché l'hai ucciso? Perché non gli importava niente se ero felice o infelice. Non lo sapevo neppure. Dovevo soltanto studiare e basta. Per essere alla sua altezza. Oppure volevo restare uno dei tanti. Per questo hai comprato gli esami. Io non voglio restare uno dei tanti. Oppure sì. Ma quando vieni domenica? Ci siamo sentiti all'ora di pranzo. Mi ha detto di raggiungerlo all'università nel pomeriggio, voleva parlarmi. E anch'io avevo deciso di parlargli. Avevo bevuto un po' per farmi coraggio. Ciao papà. Sono formidabili. Sai ancora da fare, nel frattempo vado in biblioteca? No, aspetta. Non mi sono mai sentito tanto umiliato in vita mia. A volte mi chiedo se sei veramente mio figlio. Quanti ne comprati? Quanti? Due? Tre? Tutti? Io... Avanti, rispondi. Dai, di qualcosa. Io lascio l'università. Voglio andare a lavorare. Ah, vuoi andare a lavorare? Vuoi un lavoro? Ma chi te lo dà un lavoro? Chi lo dà un lavoro a una persona come te? Papà, ti prego, smettila. Smettila? Ho appena cominciato. Quanto pensavi che potesse andare avanti? Pensavi che potesse durare questa miserabile farsa? Io pensavo... Ma pensavi? Tu pensavi? Ci vuole il cervello per pensare, il cervello! Tu ce l'hai il cervello per te? Ce l'hai il cervello per te? Anche imbrogliare sei capace. Scusa. Hai ingannato solamente te stesso. Sei patetico. Tu! Sei stato tu a obbligarmi a farlo! Obbligarmi a far finta che tutto questo mi interessasse, a me non me ne è mai fregato nulla. Balle, sono balle. Dici così perché non ce la fa. I suoi figli sono poliziotti? No. E non le dispiace? No, per niente. Ognuno ha fatto la sua scelta. Ecco. Io non ho mai potuto scegliere. Mai. Balle. Queste sono balle. Dici così perché non ce la fai. Adesso smetti. No, io non la smetto, io continuo. E tu mi stai a sentire. Basta. Basta. Io questa non te la passo. Basta, smettila. Io stavolta il culo non te lo so. E guardami in faccia. Smettila. Guardami in faccia quando ti parlo. Mi copri di vergogna, non mi guardi neanche in faccia. Guardami in faccia. Non ero stato io. E il bisturi dove l'hai messo?
Sa qual è la cosa peggiore che ho fatto? È stato cambiare la temperatura. Ma l'ho fatto perché così potevo far finta che non ero stato io. Poi quando mi ha chiamato e è venuto a parlarmi all'università ho capito che ci sarebbe andato di mezzo qualcun altro. Io volevo confessare, ma ho avuto paura. Amato. Dai, vieni. Mi ha sempre fatto sentire indegno di essere suo figlio. Ma io non volevo ucciderlo. Mi crede? Non ha più nessuna importanza. Non sono io che devo crederti. Avvertitene subito se trovate il bisturi. Non si preoccupi. Poi mi raccomando, non dite nulla ai giornalisti. Sia tranquillo. Ci penserà il magistrato. E poi centinaia di sociologi e psichiatri diranno tutto il contrario di tutto. Io, se posso, dottore, vorrei dire che secondo me il ragazzo non è a posto con la testa. Non lo so, Ramaglia. Questo è uno dei momenti in cui ho piacere a fare il poliziotto invece che il giudice. Signorina. Agente. Agente. Scusi. Posso parlarle un momento? Mi dica. Lei sa perché sono qui? Sì, lo so. Nessuno mi ha detto che succede adesso. Lei verrà trasferito in carcere appena arriva l'ordine di custodia. In carcere? Ha paura di me? Io le faccio paura. Si vede da come mi guarda. Anche prima sembrava studiarmi. Io la sto sorvegliando. Io la capisco se ha paura, sa. Io non ho mai dato neanche un pugno in vita mia. Mai. Ho perso il controllo. Per favore, torni a sedersi. Sì. Sì, certo. Sì. Devo andare al bagno. La prego, per favore, non voglio fare niente di male, voglio soltanto andare al bagno. Va bene. Ho deciso di non continuare a fare tutti questi straordinari. Io ho bisogno di stare un po' di più a casa mia. Vabbè, l'esigenza è la tua, quindi decidi tu. Arrivederci, Ramaglia. Grazie, dottore. Via! Come vuoi. Io vado.
Questo non è un lavoro che si può fare se si è stanca. Dove stai andando, Emilia? Stai partendo? Io me ne vado. Perché mi fai questo, Emilia? Perché? Si è piombata a casa, voleva strozzarmi, allora io l'ho picchiato e sono scappata via. Pazzo. Che faccio adesso? Adesso prendi la nave e vai via.
Promettimi che non farai niente con Luciano. Non è il momento di parlare. No, mi devi giurare che lui non saprà mai niente di noi. Miriam. Me lo devi giurare, altrimenti io non parto. Certo, che avete visto, Edoardo? Che hai fatto? Non so, tutto a posto? Mia moglie mi è scappata di casa. Ma come scappata? Vabbè, vedrai, sarà un momento. Magari ritorna. Ma non ha importanza, tanto io la trovo. Forse è l'ultima cosa che faccio, la trovo. Questi sono i biglietti. Ci sono anche i numeri di telefono e tutti i contatti necessari, va bene? Questo è il mio cellulare, ci ho cambiato la scheda. Il numero ce l'ho soltanto io. Il codice è 4x7. Vita, me li dai questi soldi, sì o no? Soldi? Lo sai che sì? Mi avete rotto le palle. Non ne posso più! Soldi! Tommaso! 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 Complimenti, eh? Adesso sono spiritoso. Lo stico massacrando. Guarda che io non ho fatto niente. Minacce, mazzette, miraglia, pizza. Continuo, hai capito? E le cose sono due, Toro. O tu hai fatto uno sgarro e Miraglio, addirittura Sant'Arcangelo, ha deciso di fartela pagare. O qualcuno di quelli che voi strozzate ha deciso che si doveva ribellare. Speriamo che non sia l'ultimo. Nuovi casi, nuove indagini per La Squadra. Faccia subito. Pietro, che si fa? Stateli dietro. Squadra torna con un nuovo episodio. Ah, benissimo. Dove l'avete acchiappata? In via 20 settembre, ma abbiamo scoperto anche molto di più. Ah, adesso mi mettete pure a rubarci il lavoro. Che voi, anche noi i nostri momenti di ribalta.
I bollettini erano intestati a una certa società Urbis che ovviamente non esisteva. Ovviamente. E siete riusciti a risalire pure, non so, a qualche persona fisica? No, nomi no, almeno per il momento, ma questa storia andava avanti già da parecchio tempo, quasi un anno. Ah sì? E quanto ci hanno ricavato con questa storia? Quasi 300 milioni, niente male, eh? Certo. Cifre basse, la gente paga per zitto. Già, se non fossero incappati in Antonio Ramaglia, l'unico uomo al mondo che si lamenta perché una multa è troppo bassa. Diciamo che si è trattato di fiuto investigativo. Mm. Possono migliorare se ogni volta che io resto in casa tu esci con Katia. Ma non è così. Io ci sto provando a cambiare, Miriam. Io ci sto provando. E invece a me sembra che a te non te ne frega niente di noi due. No, 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 scusa, non è... è che io... ho bisogno di stare un po' per conto mio. Tutto qui. E allora che fai? Ogni volta che ci sono io tu te ne vai? Che cazzo c'è nel cervello, Miriam? Eh? E questo è il tuo modo di risolvere il problema? Dimmelo, è questo? Oh, ma mi stai ascoltando? Ma sì, ma non c'è bisogno che alzi la voce. Poi il problema, non è un mio problema. È sempre il mio. Vabbè, va, c'è ragione. Ma mi stai provocando? Rispondi, mi stai provocando? Perché sennò che fai? Mi vuoi picchiare? Eh? Non ti basta quello che mi hai fatto finora? Quando ho fatto portare via Elena, è stato uno dei giorni più brutti della mia vita. Mai avuto dubbi? No, perché aveva ammazzato e quindi andava messa in galera. Aveva superato un certo limite, no? Sì, ma io parlo da un punto di vista umano. Vedi, la Sant'Arcangelo mi ha sparato, mi voleva ammazzare. Non l'ha fatto. Perché tu ce l'avevi dura. Ma vedi che quando si parla di roba di altri è semplice, mentre quando si parla di roba nostra non è così semplice. Senti, Rava, esiste solo un fatto. Carlotta Sant'Arcangelo ha provato ad ammazzare un poliziotto. C'ha solo un attimante. Quale attenuante? Si è fidata di un poliziotto travestito da prete. Era necessario. Ma tu ti ricordi chi è il padre di Carlotta, sì? Me lo ricordo bene. E allora qual è il problema al processo? Pietro, non c'è nessun problema al processo. So esattamente quello che devo dire. Lo so, ma io ho paura. Ma
Ti sei stancata di avere paura? Quanto tempo vuoi continuare a vivere con questo incubo? Lo so, io ci sto provando. Ma hai idea di che cosa rischi ogni giorno? Quando rubo qualche minuto per stare con te? Non sei più una bambina, Miriam. Devi decidere tu per la tua vita. Luciano non mi lascerà mai andare come vuole. Lo capisci questo? Il tempo insieme, eh? Lo prometti? Ciao. Riando, buongiorno. Ma com'è che stai sempre a casa? Marisa te ne ha cacciate di casa? La via legale all'arrotondamento. Faccio straordinario, Sergio, a me mi serve benissimo. Sì, ma questa è pure la via all'esaurimento nervoso. Senti, no, dovevo chiedere una consulenza. Secondo te, sorridico? Sergio, ma lo braccio di ferro, ma che fa? Ma che si sceglie? Ma tu meglio di essere onesto, stai in una città verità, fatti sfrutto. Beh, una bella cosa quello che fai tu. Uno si sta cercando di togliere i pizzi, dei fumi, tu sfrutto. Poi c'è la Combs, senti, ci aspetta che passa, andiamo, eh? Andiamo, a buon rendere. Tanto, poi ci sono novità, eh? Ah, sì? Abbiamo trovato dei mozziconi di sigarette non lontano dal luogo del delitto. Buono. Lo so, adesso li sottoponiamo a testa di DNA e se risulta la tua saliva, sei fottuto. Vieni a me. Io credo che siamo di fronte a un delitto non premeditato. Tutto lascia pensare a questo. Cerchiamo un uomo o una donna che abbia libero accesso all'università con motivi di conflitto con Calvani. E che sia talmente introdotto da poter o avere lui stesso le chiavi o poter entrare e uscire dalla segreteria per andarle a prendere e riconsegnarle, visto che il professore le sue ce le aveva in tasca. Benissimo, sarà tanto difficile, visto che abbiamo circa quasi, non so, soltanto 200 studenti d'arte assalto. Ci stanno una ventina tra assistenti e professori che regolarmente si vedevano soffiare i fondi dell'università. Poi questo professore pare che sia stato un certo Don Giovanni, uno sciupa femmine, no? Allora bisogna anche aggiungere a questo punto qualche ragazzina delusa, un marito tradito magari. Ma queste, le cose sono andate come pensate voi. Abbiamo un'infinità di gente che può avere un moetto. Studiate questi nomi. Esaminate ogni singola posizione. Scoprite ogni possibile legame con Calvani, anche più insignificante. E io questo Renzo Verini l'ho incontrato ieri. È uno degli assistenti del professore. Insomma, ce l'aveva un po' con lui perché dice che gli stoppava la carriera. Questo è anche uno che ci aveva le chiavi, eh? E sapendo tutte queste cose, ancora non l'avete convocato. Aspetta un po'. Guarda che qua è sbagliato la data del verbale, eh? Che dici? Come è possibile? È vero, non so come è fatto. Aspetta, dammi la penna che... Vai, copri qui. Allora io vado, eh? Vai, vai. Ciao. Ehi. Sembra un po' stressato, eh? Dobbiamo assolutamente dargli una mano. Senti un po', che avete fatto ieri sera? Perché Miriam non ti ha raccontato? E tu lo chiedi a me? Perché ieri quando è tornata tardi io già dormivo. Stamattina non l'ho voluta svegliare. Ormai la vedi più te di me ultimamente. Che cosa vorresti dire con questo, scusa? Da quando vi vedete non è mai in casa. Vorresti rendere responsabile me di quello che fa tua moglie? Perché che fa mia moglie? Ma che ne so io, chiedilo a lei. Oh, ti ho fatto solo una domanda, eh? Volevo solo sapere com'è andata ieri sera. Niente, cosa abbiamo fatto? È andato come al solito, no? Adesso ho da fare in archivio. A noi risulta che lei domenica era all'università. Ci sa dire perché? Avevo degli scritti da correggere. Di domenica all'ora di pranzo. Può capitare. E ha incontrato Calvani.
Sì, lui è arrivato subito dopo di me. È passato un attimo in istituto e poi si è chiuso in laboratorio. Dove lei l'ha raggiunto? No, assolutamente no. Dottor Verini, noi sappiamo che i rapporti ultimamente con Calvani erano particolarmente tesi. Beh, questo non è un mistero, lo sapevano tutti. La segretaria ci ha detto addirittura che Calvani ha gridato contro di lei. Perché? Perché avevo minacciato di lasciare l'istituto. E come mai? Volevo tentare il concorso per un posto di associato a Roma, ma lui non intendeva appoggiarmi. Così lei è tornato alla carica, lui le ha ribadito il suo no e le ha perduto la testa. No, no e poi no. Le ho già detto che ci siamo incontrati soltanto per qualche istante. Dottor Verini, restiamo ai fatti. Lei era lì al momento del delitto e aveva le chiavi del laboratorio. Ed avevate appena litigato di brutto. Io non ho ucciso nessuno. Questo magistrato, quando arriva? Io se lo devo andare può farlo, perché io qua, tanto il nostro amico mi viene fritto, eh. Ascoltate, per piacere. Io non avevo neppure il coraggio di alzare la voce con lui. Infatti non l'hanno ammazzato con la voce. Il professore aveva una relazione con una studentessa. E allora? Io penso che il suo fidanzato avesse scoperto. Lavora in segreteria. Giancarlo qui. Sì. Ah. Non rubai il carico, muagni tu, no? No, ma che muagni tu, no? Ah. Che tiene tanti amici. Pure io tengo tanti amici. Mi sono scelti con attenzione. Solo che non l'ho mai tradito. Mai. Io non l'ho mai tradito. Mai. Ma tu sei rifatto. Vieni. Adesso ti devo andare. Non dico niente. E fino a poco. Sono almeno 5, lo stanno torturando, Nava è già dentro, eh. Andiamo! Occhio ragazzi! Ma io ti devo ammazzare. Hai capito? Ti devo ammazzare. Prima te. E poi il tuo figlio. Thank you.
piace. Sì. Ti piace il gioco d'azzardo? Eh? Che paura. Sei fortunato, vero? Ti piace scherzare? Ti piace? No. Non ti piace? Vediamo se sei fortunato. Dai, è fortunato. Vediamo se sei fortunato. No, no, no! È fortunato. È fortunato. È fortunato, vero? Sì, sì, lei. No, 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 no! È fortunato. Vediamo se è fortunato. No. Vediamo se è fortunato. Su, 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 su. No! No! Polizia! Prendetemi! Fermi, polizia! Fermi! Oh. Fermo! 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 Moriello, sei in arresto. Che fa? Fileccia, ci siamo, eh? Calma. Moriello, che cosa vuoi fare? Eh? Lo sai come finisce questa storia, Moriello? Lo dico io come finisce. Finisce che lui ti ammazza. Ah, sì? Sì. E tu che fai? Ti butterai a me, eh? Dove ti faccio? Vedi che faccio? Oh, calma, aspetta. Non la butto giù. Oh, calma, eh? Calmi. Adesso? Ecco. Sì. Ok. Vedi, eh? Adesso? Adesso che vuoi fare? Mi ammazzare. Mi ammazzare. Ok. Demetrio, chiamo l'ambulanza, sì. Meglio? Sì. È passata. È passata, sì. Oh, io ho cercato dappertutto, ma Gio. Dorme. No, riflette. A questa età il sonno è più forte di tutto. Abbiamo tutto ora di fare, mi devi credere. Tranne che digli quando si sveglia che il padre non l'abbiamo trovato ancora. No. Beh, io vado al centro. No. No. Lorenzo, stai sognando? Vai. Dov'è, papà? Te lo faccio vedere il quaderno. Dov'è? Pronto? Uè, Pietro, dimmi. Sì. D'accordo, lo passo subito. C'è una persona per te. Papà! Mio padre è ancora di là. Se vuole vederlo prima che lo portiamo via. No, no, io non ce la faccio. Se la sente di rispondere a qualche domanda. Quando ha visto suo padre per l'ultima volta? Ieri mattina. Poi ci siamo sentiti a pranzo, doveva venire a mangiare, ma mi ha detto che rimaneva fuori con degli amici. Ha notato niente di particolare? No, no, era qui. Con i suoi molluschi, come sempre. Era entusiasta della cultura. Beh, non si è preoccupato del fatto che non tornava a casa a dormire? Tra un mese sono 11 anni che mamma non c'è più. Papà faceva la sua vita. Io sono costretto a farle queste domande. Aveva una compagna? Aveva un appuntamento ieri? Non si parlava mai di questo, mai. Io preferivo non sapere, lui non dire. Eh?
Ispettore, mi scusi. Sì. Questa è l'agenda del professore. Sì. Questi sono i registri, tutto quello che mi aveva chiesto. Grazie. Se non c'è altro... No, no, per me può andare. Grazie. Mi scusi un attimo. Giulio, mi dispiace. Io non riesco a crederci. Papà ha ucciso. Ascolta, tu studi qui. Sai se tuo padre ha avuto degli screzi con qualcuno ultimamente? Questo era il suo regno e tutta la sua vita. Ogni tanto diceva che le cose non andavano come avrebbe voluto, ma credo che capiti a tutti. Immagino di sì. E poi quando c'era la biologia di mezzo, qui o a casa, io ero uno studente e lui un professore. Mi parlava delle scoperte che lo gratificavano, oppure mi rimproverava perché non studiavo abbastanza. Beh, come un padre professore non è mai abbastanza. Dei problemi economici in questi ultimi tempi, quindi per arrotondare... Io sono andato a aiutare a mio cognato nel suo ristorante, dottore. Finalmente! Ti sei deciso a dirlo? Ma lei già lo sapeva. Certo. Io in fondo ho pensato che aiutare un parente non è che era... Sono le parole che ho usato per difenderti con Zanetti. Però tu mi hai preso in giro. Lo so, dottore, me ne rendo conto, non avrei voluto farlo, ecco. È stata una sciocchezza. Una sciocchezza? Tu hai violato il regolamento. Lo so, mi rendo conto. Un po' tardi. La prossima volta. Non ci sarà una prossima volta, dottore. La prossima volta tu vieni da me e cercheremo di risolvere tutto. Grazie, dottore. Sì, fate in fretta, mi raccomando. Stanno mandando il fax con le telefonate di entrata a casa di Fileccia. Stando a quello che dice Lorenzo, ci potrebbe stare quella fatta dagli aggressori. Può essere un sequestro a scopo intimidatorio. Sì, anche se grazie a Fileccia gli spacciatori stanno tutti dentro. E i loro parenti, gli amici... Ci deve essere qualcuno che vuole impedirgli di testimoniare al processo. Già, il problema è scoprire chi. Ma perché quell'uomo ha rifiutato il programma di protezione? Perché è stato così stupido? Io lo capisco. Voleva far fare una vita normale al figlio. Ma il figlio non ha mai fatto una vita normale. E ha parecchi traumi sulle spalle. La morte della madre, il padre in carcere. Ora ha pianto tutta la notte. Signori, novità. Il controllo incrociato per questura ha dato i suoi frutti. Questo è uno degli spacciatori che abbiamo già arrestato. Si chiama Franco Balestra. Allora, a testimonianza di figlio c'è un processo. Lo inchiuderebbe. Sì, va bene. È un buon motivo per avercela con lui, ma non sarà mica il sole. Poi sta appoggio reale questo. Beh, questo non vuol dire. Potrebbe avere qualcuno fuori che si lavora e testimoni al posto suo. È quello che pensavo anch'io. Soprattutto qualcuno che magari gli deve un favore grosso. Tipo, Franco Balestra, 2 anni fa, un processo con la sua testimonianza, ha fatto prosciogliere un assassino. Questo tizio si chiama Pasquale Moriero. Precedenti per estorsione, rapina, secondo la mobile ha anche ammazzato 2 persone. Questo stando solo a quello di cui si ha la sicurezza. Pasquale Moriero, secondo te questo bel esemplare vuole contraccambiare il favore fatto a Balestra, mettendo paura a Fileccia? Potrebbe essere, perché no? E questo rafforzerebbe l'ipotesi del sequestro. Allora, signori, non si può escludere più nulla. Neanche che Fileccia sia stato ammazzato per vendetta. Va bene, io controllo i tabulati, eh? Sì, è un furto di cavalli, va bene. E loro mannati c'è Zorro, perché c'è GI. Che ne sai, possono essere puro sangue. Ma qua puro sangue, io sono cavallo a dondola. Quasi quasi, chiedo un'indennità per quando smetti di fumare. Bro, è buona. Buongiorno. Buongiorno. Beh, mi saluti. Buongiorno. Ciao, stato, dottore, questo è un uomo duro. E gli uomini duri, la mattina, dottore, non parlano. Giusto? Speriamo che sia veramente un uomo, perché io questa mattina lo devo lasciare ad Alfio, perché ho cose da fare. Professore, mi scusi. Sergio deve andare all'università, c'è stato un omicidio. E avete avvertito a che fatto? Sì, era lui, ha detto che devi prendere Stefano e devi seguirlo all'università. E Stefano sta in macchina, io vado. E mi tenga informata, Di che si tratta, Alfio? Non lo so. Sta facendo tardi. Sì, sì, sì. Senta, se ne occupa lei, mi raccomando. I bambini... Non ti basta seminare il caos in camerata, pure qua ti ci metti. Però di tuli che devo là, dove sta? E non mettere tutto sotto sopra, che cazziatori mi ribecco io. A che ti serve? Voglio sapere se Luciano non ci lavora. Al turno dopo. No, grazie. Vieni a vedere Emilio. Sì. Ti stai mettendo un brutto guaio. Non ci vuole il mio nato per sentire che c'è puzza di guaio. Vieni. Andiamo in fermo. Allora. La telefonata è arrivata a casa di Fileccia, proviene dal cellulare di Moriero. E come facciamo a essere sicuri? Perché il cellulare è intestato a una donna che sappiamo essere sua amante. E il monitoraggio che dice? Allora, l'ultimo rilevamento dice che sono, aspetta, in questa zona. Qui. Sì. Eccoci. È in movimento, quindi ci dobbiamo sbrigare. Sì,
ma scusa, questa zona qua è ampia a chilometri. Moriero e i suoi uomini potrebbero essere ovunque. Lo sappiamo, abbiamo chiesto apposta a tutti gli uomini disponibili. Stanno battendo la zona palmo a palmo. Allora dico, potremmo unirci anche noi a loro. Non abbiamo altro da fare qui, no? Speriamo non sia troppo tardi. Andiamo. Permesso? Margo. Non fate passare nessuno. Ciao padre. Allora dove? Niente, sta sopra, in laboratorio. Quando l'hanno scoperto? Poco più di un'ora fa. Senti, vedi se riesci a verificare le presenze. Certo. Senti, mi raccomando, non fa entrare nessuno. Lo stiamo facendo. È che è già passato del tempo tra il delitto e la sua scoperta. Vabbè, identifichiamo lo stesso. A questo punto bisogna interrogare tutti quanti. E magari tu interroghi gli studentessi, eh? Siamo un po' nervosetti oggi, sai? Sono le sigarette. Ah, li fumi? No, sono quelle che non fumo, oi? Andiamo. Ciao, fa questo. Madonna santa. Hai visto che roba? L'hanno trovato nella vasca. E magari è stupido, Carlino. È normale il laboratorio. Prima di Sergio, ci stacca passo. Dottore. Ciao. Il professor Calvani era docente di biologia, vero? Biologia molecolare. Senta, l'ha scoperto lei? L'ho trovato io, sì. Ho aperto la porta e me lo sono trovato davanti così. La porta era già chiusa a chiave? Sì. E chi c'è la chiave? Ce l'ho io, il professore, l'assistente del professore. E poi ce n'è sempre una copia in segreteria d'istituto. Chiedo scusa, lei mi sa dire se qui la temperatura è sempre così bassa? Sempre, 12 gradi costanti. Ne è assolutamente sicuro? Assolutamente. Qui c'è una coltura di molluschi. Noi riproduciamo il loro habitat naturale. Bene, tutto questo laboratorio per una coltivazione di molluschi. Coltura, non coltivazione. E comunque sì. Il Mitilus aerulis produce una sostanza che sembra abbia buoni effetti nella cura del cancro. Che dice, ne vale la pena? La ringrazio, dottor Palletti. Per adesso basta, però si tenga a disposizione. Signori, per favore, non toppiate le vasche, però. E soprattutto non alterate la luce e la temperatura. I molluschi sono creature delicate. Sia tranquillo, sia tranquillo. Bella spaghettata, diavolo e peperoncino. Devo parlare con l'esercito, non è che sta morendo. La troviamo o no questa berlina blu? Lo vorrei sapere pure io, sono ore che la stiamo cercando. 73-13 a 73-11. Come 73-11, avanti. Noi abbiamo completato il giro, ancora niente da segnalare. Bene, tornate indietro e ricominciate il giro da capo. Ricevuto. Quelle cose si mettono male, eh? Ormai sono 12 ore. Il Filecce è stato sequestrato. Non vuol dire niente. Quelli come Moriero ci mettono tutto il tempo necessario per convincere le persone. Gli piace esercitare il potere. Magari poi dopo che l'hanno convinto, ammazzano pure. Tanto per esercitare il potere fino in fondo. Ma non è questo il caso. Ha tanti di quegli argomenti per convincere Filecce a non testimoniare a partire da, gli minacce ad ammazzargli il figlio. Sarà. Ma io ho paura che quel poveretto a quest'ora sia già finito in un fosso, eh? No, Moriero lo tiene ancora nascosto qua da qualche parte. Ma sai che cosa mi piace di te? A parte il taglio degli occhi che... Che sei proprio... Centrale a Sant'Andrea 11. Avanti, centrale. Abbiamo localizzato una chiamata dal cellulare dei rapitori di Filecce, 7 km della provincia. Bene, ricevuto. Ci portiamo sul posto. A tutte le auto impegnate, a tutte le auto impegnate. Recarsi sul posto indicato a sirene spente. Ci vediamo là, Ehi, mio mamma, dove voglio andare? No, Lorenzo. Lasciami no, Lorenzo! Lorenzo! Sì, è tutto a posto, è tutto a posto. Una cammina. Guarda quella macchina. Una strisciata bianca. Quando ho speronato Filecce. E questi?
Uomo Sant'Andrea 11 al centrale, mi sentite? Centrale a Sant'Andrea 11. Individuato possibile covo dei rapitori al chilometro 6 della provinciale. Ricevuto. Dal retro, volevi far fissa a me. Ancora deve nascere quello che fa fissa a Sergio Amato, no? Infatti, e se nasce arresti prima a lui e poi all'ostetrica. Sì, per favoreggiamento. Babù, comunque mo basta, dammi una sigaretta che ci fa sta relazione, eh? Che cosa? Dammi una sigaretta. No, tengo, ho smesso. Hai smesso, e come no, hai smesso? Dammi una roba, io non mi ho mandato la roba, pronto, è informativo, sì? No, ero pronto, si strusciamo, mi arriva una sigaretta. Pietro, glielo spieghi per cortesia a Sergio che ho smesso da fumare, non ci credo. Come no? Ho smesso. Ma perché non smetti pure te? Tanto ricomincia. E poi a me sono antipatico tutti quelli che smettono di fumare, ma boh. Perché ci riescono. Guarda che se voglio ci riesco pure io. E chi non voglio... Ah sì? Tutti dicono così. Per me non ci riesci proprio. Allora, facciamo così. 4 giorni. Non ci riesci. 4 giorni? Ma che so 4 giorni? Sto senza mangiare da una vita. Che so 4 giorni? E nei 4 giorni ti diamo. Però, se non ci riesci, paghi da bere. Se invece ce la fai, paga da bere dei prezzi. Giusto. Chiudete il fuga su via di cuore. Stiamo arrivando dalla parte opposta. La scorsa ne ha fermato uno, distinto, giacca e cravatta. Dietro aveva anche un seggiolino per un bambino. Un classico. Vorrei sapere che gli racconta la moglie quando torna a casa. Quello che la moglie vuole sentire. Ciao Zoya. La verità, caro De Pasquale, è che la gente ha 2 volti, uno per il giorno e uno per la notte. Meglio non pensarci. Pensare di sposarti, tu, De Pasquale. Bravo, bravo, fai bene, il matrimonio è una bella cosa. Anche se non mi sento ancora pronto. Lo sai che il matrimonio è come una macchina? Sì, lo sai. Cioè? E cioè quello va a benzina, finché c'è benzina cammina da solo. Per un certo punto, quando la benzina finisce, tocca spingere. E spera di non ritrovarti mai a spingerla da solo, quella macchina. Fermati, 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 fermati. Ehi, che è successo? Voglio solo un poliziotto, vieni con me a fare paura. Dove sono mamma e papà? Tranquillo, tranquillo. Sono sicuro adesso. Non si tocca nessuno, tranquillo.
ci mettiamo nella macchina della polizia. Ti piacciono le macchine della polizia? Attenzione centrale, qui Como Sant'Andrea 15. Richiedo volante d'appoggio. Volante d'appoggio. Oh, senti un po', chi ti scrive, Carina? Carina, sì. Procura della Repubblica. Hai capito. Problemi? No. Allora, fa un po' comincia il processo Sant'Arcangelo. C'è il PM, mi vuole vedere. Era ora. Quanti anni danno per un tentato omicidio? Parecchi. Parecchi, perché? Secondo me lei non dovrebbe rimanere lì dentro. Allora, me lo vuoi dire che è successo? E se non mi dici che è successo, come faccio ad aiutarti? Mamma e papà dove sono? Al momento non ci risulta nessuna denuncia. Va bene, grazie. E sulla macchina? No, la macchina è in regola. D'accordo. Allora? Nessuna denuncia alle persone scomparse. La macchina sembra a posto. Lui sta sotto shock. Non riesco a cavargli una parola. Ma queste qua non hanno visto niente, queste. Eh? Ti voglio aiutare, ti voglio portare a casa. Però non ti posso portare a casa se non mi dici come ti chiami. Eh? Senti, facciamo un gioco. Allora, io dico dei nomi. E se dico il tuo nome, tu mi dici ok. Va bene? Regina. Che hai detto? Voglio Regina. Il commissario. Allora? Il bambino non sappiamo chi è, però ha detto che vuole il commissario Orlando. Che però non risponde. Chiamala sul cellulare, dai. Lorenzo. Ti ricordi di me? Sono Antonio. Ma chi è? È il figlio di un collaboratore di giustizia, Giorgio Figliecci. Come stai, eh? Va tutto bene? Vieni con me, dai, ti porto a vedere il nostro commissariato. Avverti Pietro per radio, eh? Lo porto con me al commissariato. Vicino ci ha tagliato la strada. Papà ha dovuto frenare. Ti ricordi com'era fatta questa macchina? Scura. Ma era blu o nera? Non lo so. Come quella di papà? No, come quella vostra. Una delle blu. E poi? Che cosa è successo? Papà mi ha fatto scendere a girato. Corri, corri! Non ti fermare. Io ho corso finché ho potuto. E poi? Non sapevo dove andare. Sono tornata indietro e papà non c'era più. Senti, Lorenzo, prima di uscire, prima di andare dallo zio, è successo qualcosa? Sì, un signore ha chiamato e mi ha chiesto di papà. E ti ricordi la voce, l'accento? Era napoletano? Non lo so, non mi ricordo. Non hai capito che cosa hanno detto, vero? No, perché papà parlava piano. Ma subito dopo era molto arrabbiato. Mi ha fatto vestire e siamo usciti. Sei stato proprio bravo, Lorenzo. Adesso andiamo tutti a dormire. Ti va di tornare da me? Sì. Ok. Regina. Papà è morto. Ma che cosa dici, Lorenzo? No. Senti, ce l'hai ancora il portafortuna che ti ho regalato. Tu stringilo forte forte e vedrai che papà torna da te. Andiamo. Ma come? Io mi precipito qui stamattina a quest'ora e lei mi dice che è tardi? Sì, la comunicazione di gestione fabbricato l'ha fatta entro 2 giorni. Qui risulta che lei ha affittato la casa 2 settimane fa, non è in regola. Un sacco di gente non la fa neppure. Sì, mi è obbligatorio. Se sto inquilino è malvivente, almeno noi sappiamo dove sta. Senta, il mio inquilino non è un malvivente. Sì, allora non si sa mai chi si mette in casa. Ho capito. Devo compilare il modulo e portarlo in quell'ufficio. Alfio,
Dammi una mano col fax, è finita la carta, aspetta notizie dalla questura, non so come la si... La maglia? Dottore? Notizie su Firenze? Nessuna. Dottore, posso parlarle un attimo? Dimmi. Ecco, l'arrivo dei bambini a casa mia ha creato tutta una serie di nuove esigenze, nuovi... La maglia, io ho due figlie femmine grandi. Di quelle che esigenze. Lei mi può capire, dottore, problemi nuovi e quindi... Dottore, insomma, ci sta una cosa che io voglio dire. Io ho avuto... Danza. Sì. Sì, però la sua passione era contagiosa. Ora ti lasciamo in pace, Giulio. Però dovremmo ancora parlare. Vi siete già fatti un'idea? È ancora presto. Dai, dai, Freccia. Tutto sommato sei stato fortunato. Visto come me la cavo la roulette russa, dovrò tentare il casinò. Ecco, meno male, sei pure spirito, lo so, hai visto? Mi dispiace, ispettore. Lo so, sono stato un cretino, avrei dovuto chiamare subito voi. Meno male che l'ha capito da solo. Dottoressa Orlando. Sì, sì, ha ragione, ha ragione. Ma dopo quella telefonata non ho capito più niente. Minacciavano di fare del male a mio figlio. Ho pensato solo a portarlo lontano. E sei caduto pari pari nella trappola di Mogliero. L'importante è che adesso sia qui e che possa riabbracciare una persona. Papà! Lorenzo! Papà! È finita. È finita. Hai visto come mi hanno conciato? Non preoccuparti. So come ringraziarvi. Se non fosse stato per voi. Grazie, ispettore. Grazie di cuore, Regina. C'è una volante che l'aspetta qua fuori. Il magistrato le vuole parlare subito. Spero che adesso accetterà il programma di protezione. Certo, ci può contare. Beh, io ora devo andare. Ciao, Lorenzo. Fai bravo, eh? Spero di rivederla. Sì, mi auguro in una situazione un po' diversa da questa. Certo. Magari la invitiamo a cena. E Lorenzo? Dottoressa, dovremmo andare. Sì. Arrivederci. E così lei è un corteggiatore. Secondo me ci dovrebbe uscire a cena. Sa, con la cannabis vengono certi piatti. La smetta. Dolore. Senta, ho lasciato il mio giubbotto antiproiettile in macchina. Me lo prendo io. Grazie. Ecco qua. Guardi. Quando Lorenzo stava con me, avevo preso l'abitudine di girare con tutte queste cose in borsa così per distrarmi. Chissà come sta. Sta bene Lorenzo, non si preoccupi. Guarda, lei non ha mai paura? Come no, ho paura? Ho paura del dolore. Soprattutto ho paura di non rivedere più i miei figli. Già, lei ha qualcosa da lasciare. Io non c'ero mai andata così vicina alla morte. Non ci deve pensare, dottoressa. Infatti sto pensando a tutto quello che non ho avuto nella mia vita, quello che non ho fatto, ho soltanto lavorato. Si dice sempre così dopo aver subito un grosso spavento. Poi uno se ne dimentica e si ricomincia. Forse. Però io questo lo conservo, così come promemoria. Ettore era uno di quelli nati per insegnare. Come lei sa, la biologia studia le forme di vita. Come no? Certo, certo.
Ettore sapeva accendere l'interesse anche per il mistero del più insignificante forma di vita monocellulare. Capito? In effetti anche quei molluschi, come si chiama? Mitilus. Sono assai curioso, Sì. Mitilus edulis, questo era un altro esempio delle sue capacità. A me mi ha trombato 3 volte. 3? Io stavo quasi per mollare. Senti, questo professor Calvani, no? Dite che è tanto duro, è tanto difficile, ma perché, scusate, perché l'avete scelto? Perché uscire da qui con una tesi fatta con Calvani significa più della loro. Quella in biologia non è proprio una laurea che ti spalanca tante porte, eh? Sì, ma se l'hai presa con Calvani però hai più possibilità. Borse di studio, laboratori privati. E questa è una cosa che agli altri professori ha sempre dato fastidio. Ogni 100 lire di contributi, di fondi, 70 andavano a lui. Come andavano a lui? I suoi progetti, i suoi laboratori, intendo. Ah, ecco, quindi a voi restavano le briciole dall'accaparratore. Sì. Un accaparratore, anche se era una figura notevole dell'università. Ogni tanto qualche collega provava a protestare, ma alla fine la spuntava sempre lui. E certo, doveva essere uno che aveva un peso nell'ambito universitario. Sì, un grande peso, ma era un accaparratore. Era uno di quelli che non li freghi mai. Se le cose non le sapevi, ti beccava subito. E ti faceva fare la figura del cretino davanti a tutti. Fammi indovinare, te l'ha fatta fare te la figura del cretino, eh? Scherzo. Allora, parliamo seriamente. C'è qualcuno qui all'università che magari non viene fregato niente della sua morte, che prova indifferenza, diciamo? Ma ci mette il nostro nome? No, tranquilli, questi sono tutti mi servono a me per lavoro. Allora, con tutto il rispetto per la fine che ha fatto, vi dico che Calvani era proprio un bastardo. Comunque, quella ragazza lì non la pensa come te, no? Diciamo che lei è un caso a parte. Lei era un suo assistente? Sì, il ricercatore, per la precisione. Una buona posizione, considerato che il professore era il numero uno. Beh, sì, effettivamente lo era e lo sapeva. Per quanto riguarda la buona posizione, beh, quella proprio non direi. Perché? Perché immagini di essere un calciatore. E allora? Immagini di sentirsi pieno di talento e di sapere che il suo stesso ruolo è occupato da un fuoriclasse. Sempre in panchina. A meno che il fuoriclasse non si faccia male. No, io volevo solo dire che mi faceva ombra. Una grande ombra. Tutto qui. E guardi, io per andare avanti avevo bisogno di lui. Carotide giugulare recise di netto. È morto di sanguetto? Sì. In pochi secondi. Altre ferite? Sì, molte altre ferite nel ventre. Ci deve essere stata una colluttazione. L'arma del delitto? L'arma del delitto. Sull'arma del delitto io non avrei dubbi. Si tratta sicuramente di uno strumento chirurgico, molto affilato. Un bisturi? Sì, le ferite sono tutte molto nette, decise, senza lacerazioni, poco profonde. Una colluttazione col bisturi è pericolosa pure per chi lo impugna. Ah, sicuramente. Infatti non mi stupirei affatto che anche l'aggressore sia rimasto ferito. Sarebbe perfetto, il sangue, il DNA, abbiamo il nostro uomo. La scientifica sta esaminando il sangue, però ci vorrà tempo. A proposito di tempo... Lo sapevo che finivi lì. Dunque, per quanto riguarda la morte, io non avrei dubbi. La morte risale alle 14, alle 14.30 al massimo di domenica. Come mai sembra più recente? Perché non hai tenuto conto della temperatura. La temperatura nel laboratorio era tenuta bloccata, costante, a 12 gradi e questo naturalmente ha rallentato molto il processo di decomposizione. 14.30. Sì. Bene, possiamo andare. Bene. Ciao Maria, hai bisogno di un passaggio? Non la ringrazio, dottore, c'ho un appuntamento, sono già in ritardo. Grazie. Dopo una giornata come questa c'è un appuntamento. Lui. E io allora che cosa dovrei dire con tutti quei clienti che mi aspettano in frigorifero? Mi mancava questo tuo onor nero. Valerio, ti posso dire una cosa? La tua presenza qui dentro mi fa sempre tanto piacere. Moreno, ti posso dire una cosa? A me no, però non c'è niente di personale. Oh, che meraviglia. Dopo una giornata così ci vorrebbe solo un bel massaggio. Lo fai tu? No. E te lo faccio io? No, devo andare a nuoto. No.
Stasera resti in casa e ci non leggiamo un bel film. Non posso, ho promesso a Katia che l'andava a prendere, mica posso darle buca. È tardissimo. Miriam, che pretendi?